amici, buongiorno e ben ritrovati! Che cosa andiamo a preparare oggi? Guardate qua, sembra una pizza ma non lo è. In realtà è una pizza con una base di carne, quindi è una sorta di polpettone schiacciato che viene cotto in uno stampo per torta e poi viene in superficie condito con una pizza. Ora andiamo a prendere tutti i nostri ingredienti. È una ricetta che va molto a sentimento, nel senso che io vi darò i quantitativi necessari, però non stiamo facendo un dolce per cui bisogna essere proprio precisi al grammo, quindi più o meno non succede niente. Allora ho qua davanti a me la carne tritata, che naturalmente rappresenta la base del nostro piatto. Io preferisco prendere una carne tritata mista di vitello e di maiale, perché il maiale dà un pochino di grassetto in più che rende la nostra base più morbida. Il vitello ha un gusto che a me piace moltissimo, quindi preferisco miscelarle, ma non è obbligatorio. Potreste anche utilizzare soltanto la carne di vitello oppure soltanto la carne di maiale. Per prima cosa, ora che ho ancora le mani pulite, vado a mettere una presa di sale sulla mia carne. Procedo così con tutti gli aromi che intendo mettere, quindi vado ad aggiungere un pochino di pepe nero, vado a mettere anche qualche erbetta aromatica a piacimento. Io vado a mettere l'origano, che piace pure molto alla mia bimba, però potete anche mettere della salvia, del rosmarino, un mix, potreste mettere del timo, insomma giocate con le spezie che più preferite e che magari normalmente già mettete nelle polpette. Se lo amate potete mettere anche dell'aglio tritato. Adesso quindi abbiamo messo la carne, sale, pepe e spezie. La carne siamo circa sul mezzo chilo. Vado a mettere un uovo, poi una bella spolverata di formaggio grattugiato. Anche qua potete andare molto a sentimento. Che formaggio vi piace? Avete il grana, avete il parmigiano, avete il caciocavallo, mettete quello che volete. Non dovete nemmeno pesarlo. Allora, se voi avete bisogno dei pesi specifici, tenete conto che ne vanno messi circa 40 grammi. Ma potete benissimo andare ad occhio, perché anche in questo caso non è che se mettiamo 30 grammi o 50 grammi stravolgiamo la ricetta, quindi fate un pochino voi, possiamo anche agire senza bilancia. E siccome questa base sarà stesa appunto come una pizza, ci può essere il rischio che si asciughi, che si secchi troppo. Quindi che trucchetti utilizzo io per mantenere la mia base bella morbida? Ho lessato una patata, circa 100 grammi, l'ho lessata già da sbucciata e già a pezzettini, e quindi vado ad aggiungere, poi naturalmente l'ho schiacciata con la forchetta e l'ho lasciata intiepidire. Vi consiglio di schiacciare le patate da calde, perché è un'operazione che vi viene meglio, più facile, vi basta una forchetta. E poi un altro elemento che vado a mettere per mantenere la mia base morbida è un po' di mollica di pane raffermo, ammollata in un pochino di latte. Quindi ho prelevato tutta la mollica dal mio pane raffermo, ho aggiunto un pochino di latte. Adesso strizzo prima di aggiungere, altrimenti ci portiamo tutto il latte nel nostro impasto. Quindi strizzo bene con le mani e lo aggiungo agli altri ingredienti. Adesso dobbiamo andare a lavorare il nostro impasto, proprio come se fosse un lievitato, cioè dobbiamo impastare con le mani, anche perché dobbiamo fare amalgamare per bene sia la patata che il pane. Ho lavorato per bene, ora è ben amalgamato. Adesso dobbiamo procedere con la montatura della nostra pizza di carne. Prendiamo uno stampo per torte, potete prenderlo da 20 cm, da 22, da 24, anche perché qua ci giochiamo semplicemente un pochino lo spessore della carne, quindi insomma utilizzate quello che avete. Prendete quindi uno stampo, io sto utilizzando uno stampo per crostate, e un bel foglio di carta forno. Per agevolarvi quando andate a mettere la carta forno qua, che in genere è bella rigida, no? Noi vogliamo farla aderire ai bordi e non aderisce mai, vi consiglio di bagnarla prima, strizzarla un attimo e dopodiché andarla a mettere nel vostro stampo, perché è più facile farla aderire e quindi maneggiarla. Adesso trasferisco il mio impasto sulla base e lo livello esattamente come fosse l'impasto di una torta. Ecco, adesso prendo la mia passata di pomodoro e la vado a sistemare su tutta la superficie della mia carne. A questo punto vado a prendere la mia provoletta cubettata e vado ad arricchire la superficie della mia pizza di carne con il formaggio, come ogni buona pizza vuole. Prima di infornarla vado a completare la mia pizza di carne con un pochino di origano in superficie, una puntina di sale e un filino d'olio. Dopodiché andate a infornare in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Se non avete il forno ventilato e dovete usare quello statico, vi consiglio di far salire la temperatura fino a 200 gradi e di aspettare magari qualche minutino in più.
Ora, quando voi sfornate la vostra pizza, se avete utilizzato tanta carne di maiale che è un pochino più grassa, potreste ritrovarvi ai lati della pizza un pochino di parte liquida che è il grasso. In quel caso, prima che la pizza raffreddi, armatevi di un pochino di pazienza e con un cucchiaio cercate di eliminarlo. Adesso trasferisco la mia pizza sul tagliere e ne vado a tagliare una fettina per voi, per farvi vedere anche l'interno. Prendo un coltello, taglio una bella fetta della mia pizza di carne, prelevo una bella fetta di pizza, la trasferisco nel mio piatto e vi faccio vedere l'interno. Ecco qua, come vedete l'interno è completamente cotto, la parte di sopra è bella dorata e quindi è un piatto unico perfetto. Spero che la mia ricetta di oggi vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!